Bene ragazzi, io sono Fede e fa un cazzo di caldo di merda, quindi ciao canottierina. Oggi sono con un video un po' particolare che dimostra che tutti noi abbiamo un po' la mente perversa. Anche te che ci stai guardando, piccolo pervertito. Vi chiedo di arrivare a 40 like per un prossimo video in questo stile e direi di partire. Nella prima immagine abbiamo questa nuotatrice che sembra che abbia le tette fuori. Ma guardate bene, sono le ginocchia. Quindi, se avete pensato che erano subito le ginocchia, bravi. Se no, come penso la maggior parte di voi birichini, che hanno pensato che fossero le tette, siete persone malvagie. No, vabbè, malvagie non tanto, però. Mentre questa foto ci sono quattro persone felici. Oddio, quella bionda mica tanto, eh. Sembrava tipo la faccia mai una gioia. Guardate quella nera, sembra nuda. Sì, è un po' pelosa sembra, giusto un po', Invece sono le gambe dell'uomo. La terza immagine è questa, con fragola a forma. Questa è una fragola a forma di pene. A forma di pene. Questa non è un'illusione, è proprio a forma di pene. Qua non hai una mente pervertita perché è proprio a forma di pene. Hello, it's me. Quando, vi è mai capitato di andare, tipo, quando fa caldo, come adesso, tipo a prendere una bibita fresca? Qua il poliziotto si è messo però in una maniera leggermente, un po' poco, strana. E sembra che quella della Coca-Cola gli stia facendo un... facciamo finta di niente. Invece sta solo bevendo, dai, è solo un malinteso, tu, raga, per pensare male. L'immagine successiva abbiamo... Questa chiavetta USB, cosa vi sembra? Serio, cosa vi sembra? Non è un vibratore, ma è una chiavetta USB, dai, raga. Certo che poteva farla in un'altra forma, eh. Parlando di ortaggi, verdure, così, certe volte possono nascere un po' strani. Come questa foto. Una sembra una femmina, l'altro sembra maschio, con in mezzo la gambettina piccolina. È solo una deformazione, quindi non pensate male. Che cazzo gli voglio far credere? Si vede quella roba, un cazzo. Prove. Se vi faccio vedere questa immagine, cosa vi viene in mente? Molti di voi avranno detto fondo schiena di una ragazza con le mutande così. Invece sono delle scarpe. Certo, in maniera strana le hanno fatte, però sono sempre scarpe. Questa immagine è singolare, potrei dirla catafratta. Questo gatto c'ha proprio la coda in erezione, cioè sembra un pistolino. C'ha pure la mano vicino, quindi, però è solo la coda. Here we go! Se vi faccio vedere questa immagine, cosa vi viene in mente? È no, piccolo pervertito. È un solco nella montagna. Dove li trovano queste foto? Ma dove li trovano? Sempre in questo discorso abbiamo questa immagine. Non è quello che pensate, guardatelo bene, è un occhio. Forse però questa era facile da indovinare. Anche se non è un quiz, però da indovinare a questo punto. Questo povero cagnolino ha delle macchie ambigue. Povero cagnolino. Io farei un minuto di silenzio per il cagnolino. Molti di voi, da piccoli, andavano su quelle cose che metti la monetina e andavano. E qua abbiamo questa foto un po' ambigua, un po' doppio senso. E c'è la ragazzina con Paperino un po' pervertito. Guardate dov'è la faccia di Paperino. Paperino guardone. Guardate questa immagine. Cosa mi viene in mente? Molti penseranno sempre all'organo femminile. Invece sono due piedi vicini. Voi che vi stavate già un po' arrapando. E per finire, ultima immagine, due ragazze sedute vicino e una sembra che abbia le gambe aperte, vero? Invece fate attenzione, la ragazza è seduta così e l'altra ha l'altra gamba così. Bene, questa era l'ultima immagine. Ditemi se anche a voi alcune cose sembravano così o le avete capite subito che non erano proprio ciò che apparivano. Quindi, se siete pervertiti, scrivetelo nel commento. Spero che questo video vi sia piaciuto. Bella raga, la Fede!